Domenica mattina e alla Real Beef sta per arrivare il presidente della regione Campania. Una visita privata, una delle tappe del governatore nelle aree interne della regione per conoscere alcune realtà produttive. Presidente De Luca, il motivo della visita qui in Valle Ufita? Ma sono venuto a visitare un grande impianto di macellazione, che è il più grande impianto che abbiamo nell'Italia meridionale, uno dei più grandi del nostro paese, che ha realizzato una catena molto virtuosa di impianti di allevamento dei bovini del territorio, capacità di fornire grandi gruppi commerciali, da McDonald's alle reti dei supermercati, ma anche alle reti di macellai che abbiamo nelle nostre città. Ed è una iniziativa davvero virtuosa, nel senso che parte dalla valorizzazione dei nostri prodotti, con una grande attenzione all'ambiente, con una grande attenzione anche al controllo veterinario dei bovini, e mi pare che questo possa aprire una bella prospettiva di sviluppo per tanta parte delle aree interne. L'agricoltura, se diventa un'attività economica imprenditoriale seria e garantisce reddito agli agricoltori, ai produttori, può essere uno degli elementi di attrazione di giovani anche per le aree interne. Noi abbiamo tanti paesi d'Europa all'avanguardia nell'agricoltura, penso alla Francia, dove abbiamo aree interne del paese che non sono affatto spopolate, non sono desertificate, e non sono desertificate perché viene garantito un reddito ai produttori agricoli e una catena anche industriale di grande qualità, produttori agricoli locali, macellazione, commercializzazione, controlli sanitari, controlli ambientali, un comparto economico virtuoso che garantisce condizioni di reddito talmente elevate da offrire opportunità di lavoro davvero a tanti tanti giovani. Sono 13-14 anni che abbiamo aperto qua, questo è un'industria di macellazione che cerca di avere un ruolo di valorizzare gli animali che sono dal sud di Roma fino a Reggio Calabria, per dire. E allora abbiamo fatto questo impianto che a noi serve ed è un impianto che lavora, abbiamo soddisfazione perché è ben gestito, abbiamo un partner eccellente e svolge il ruolo che noi ci eravamo indicato. Noi adesso poi non è che finisce qua gli investimenti, adesso noi stiamo cercando, cioè, in questo tipo di attività, in questa industria c'è sempre da investire, da innovare, perché il mondo cammina e perché abbiamo una missione, chi opera nel nostro mestiere dell'industria della macellazione dei bovini, di valorizzare tutto quello che esprime il bovino, e più volumi hai e più riesci a valorizzare tutto quello che esprime, per dire, anche dall'orecchio del bovino, che bisogna farle sia per dire tutto quello che esprime il bovino, perché quando parlano del maiale che si sfrutta tutto, il bovino è come il maiale, anzi ha ancora più risorse, allora però bisogna avere i volumi. Questo è un impianto che dopo il nostro di Modena è più grande fino ad arrivare in Sicilia per i bovini. Noi al nord abbiamo delle industrie molto più grandi, perché lei sa che da Bologna in su c'è l'75-80% dei bovini nazionali, e là abbiamo delle fabbriche che sono 5 volte queste, ne abbiamo 3 i più grossi d'Europa, perché è la pianura padana da tante foraggere che ti permettere, cioè è una delle aree dove più produttive di carne bovina, perché ci vogliono le foraggere. Questa dovrebbe diventare un'area ZES per un insediamento così importante come il vostro. Quali sono le richieste che si possono porre? Bisogna, lei sa che dal dopoguerra in poi c'è stato uno spopolamento dei bovini in Italia, specialmente nelle aree, nella pianura padana, no? Perché hanno mantenuto con la questione del latte del parmigiano reggiano e poi tante foraggere. Però negli ultimi tempi, con soddisfazione, sto vedendo che stanno ritornando gli allevatori, specialmente in Sicilia, in Calabria, anche qua, in Sardegna, dove per 70 anni abbiamo visto diminuire il patrimonio bovino in un modo esagerato.
Noi avevamo 10 milioni di bovini, adesso siamo arrivati a 5 qualcosa, adesso invece hanno invertito un po' per le organizzazioni agricole, che ce n'è una in particolare che non voglio far nomi perché si è data molto da fare per proteggere in qualche modo gli allevatori. Abbiamo fatto con questa organizzazione, noi cerchiamo di fare delle collaborazioni. Adesso in qualche modo si è invertito la rotta, i giovani, si è creato un clima, una sensibilità dove ritornano a tenere i bovini. Le autorità, il governo e tutte le autorità regionali, si deve andare da fare perché noi italiani importiamo il 50% delle carni bovine da 30, 40, da 50 anni. 50% del consumo delle carni bovine. Quant'è il livello di occupazione qui nello stabilimento di Valle Ufita? Qua ci sono 100 dipendenti a libro paga e poi qualche servizio dipendenti a libro paga col contratto dell'industria agroalimentare. Ne vado orgoglioso perché ne abbiamo in Italia più 3.500 a libro paga. A libro paga, non quelli che vanno con tutti i trucchi delle a libro paga. Investimenti, diciamo, nel prossimo futuro? Dunque, noi siamo un gruppo che investe 150 milioni all'anno nel contesto dell'industria. Quest'anno abbiamo in previsione di investirne 170 milioni, non qua, in tutto il contesto dell'industria che abbiamo. Quota parte per la Valle dell'Ufita? Adesso stiamo guardando, abbiamo, perché gli investimenti, intanto gli investimenti vanno fatti con professionalità, perché se li fa bene, quando vedo tante fabbriche, specialmente anche in questa zona, vuote, buttati via i soldi, che ha sprecato i soldi di chi lavora, allora ti viene il mal di pancia. Noi qua abbiamo un progetto di sviluppare, investire anche sulla produzione dei bovini, l'ingrasso, perché l'agricoltore è normale che tenga la vacca, che fa il suo vitello, il vitello diventa un animale da ingrassare e poi bisogna creare dei centri di ingrasso. Allora stiamo facendo queste cose, è un'innovazione continua. Noi abbiamo anche una società che fa impianti in tutto il mondo. Noi siamo, oltre che essere in Italia, siamo anche in Russia, siamo in Africa, in 6 paesi. È un gruppo il nostro che valorizza tutto, certi prodotti che vanno in Africa, certi prodotti. Poi facciamo gli allevatori anche in Russia, oltretutto i macellatori. E siamo fornitori delle più grandi aziende che consumano la carne bovina. Hamburger, McDonald's, Burger King, quelli che fanno gli alimenti per i bambini, Heinz, Nestlé e tutte le grandi catene di supermercato, le forniamo quasi tutte. Noi la soddisfazione investire e cercare di investire bene, perché se uno investe bene, perché c'è la competizione, non solo la competizione nazionale. L'Italia agricola. Nel discorso agricolo è una provincia dell'Europa, perché è l'unico settore dell'agricoltura che si è integrata da 50 anni. Allora i competitori non sono solo quelli di Modena o di Palermo. I competitori sono. Noi siamo una provincia europea agricola, gli europei, allora noi cerchiamo di stare ai livelli di tutti, siamo abbastanza soddisfatti, siamo un'azienda rispettata in giro per il mondo e speriamo di mantenere questa dignità. Real Beef è uno stabilimento attivo in Valle Ufita da circa 13 anni ed è uno degli impianti italiani del gruppo Cremonini, leader in Italia nella produzione di hamburger ed è il più grande produttore della penisola di carni in scatola. È il patron Luigi Cremonini del gruppo Inalca, con un fatturato che ha superato i 4 miliardi di euro l'anno e con 17.000 dipendenti, ad accogliere il governatore con un fare pratico e dinamico da modenese e ad aprire le porte dello stabilimento alla piccola delegazione composta anche da sindaci. Flumeri con il tricolore, Castelbaronia, Gesualdo, Trevico, Vallata, il presidente di Confindustria Avellino, il direttore Antonio Limone dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. Dottore Limone, il senso di questa visita in Valle dell'Ufita per il presidente della Regione Campania? Beh, il senso innanzitutto quello di venire a visitare una struttura importante della nostra provincia. Questo macello fa 40 bovini all'ora in macellazione. È una struttura che rappresenta un volano di economia per le aree interne, perché svuota le stalle dalla vacca a fine carriera.
e questo per noi è un vantaggio economico per il nostro territorio, per chi pensa che la zootecnia possa costituire, come credo anch'io, un valore aggiunto alla nostra economia da rilanciare. Per cui venire qui a mettere i riflettori accesi su questa realtà dove ci sono investimenti, un'imprenditoria intelligente che ha una ricaduta sul territorio, credo che sia un'opera apprezzabile. Appunto, una sinergia tra l'istituto zooprofilattico e questa struttura, quali sono le azioni in campo? Beh, fondamentalmente l'istituto zooprofilattico svolge un'azione a tutela della salute del cittadino attraverso i servizi veterinari che conferiscono a noi campioni che sono qui presenti quotidianamente, si garantisce salute pubblica. La carne deve essere controllata prima di arrivare sulle tavole e questo è un compito nostro. L'istituto zooprofilattico effettua gli esami, la sezione di Avellino ha il secondo laboratorio in Italia per numero e quantitativi di campioni, forse non tutti lo sanno, come pure questo è il secondo macello dopo Modena per numero di macellazioni. Quindi noi siamo di fronte a numeri importanti, a una realtà importante e questa attività dei medici veterinari, dell'istituto zooprofilattico, dell'ASL, dei veterinari del territorio servono a dare garanzia al consumatore rispetto a ciò che mangia ogni giorno. Il cibo è sicuro se i controlli ci sono e questo è un nostro dovere. L'area Al Bif è nel cuore dell'area industriale di Flumeri che insieme alle altre aree della Valle dell'Ufita dovrebbe diventare una ZES, zona economica speciale. Si tratta di aree geografiche nell'ambito delle quali scattano incentivi e benefici per le aziende che vi operano attraverso strumenti e agevolazioni. L'anno scorso abbiamo macellato oltre 100.000 capi, stiamo rafforzandoci soprattutto nell'area della trasformazione, porteremo qua il disosso e porteremo qua anche tutta la parte energetica, facciamo degli investimenti sul fotovoltaico e rendiamo questa azienda autonoma dal punto di vista anche commerciale. Nel senso che il 90%-80% viene traslato sulle nostre fabbriche del nord, iniziamo a produrre e a trasformare anche qui, cioè rendendo da un macello lo portiamo a una vera e propria industria di macellazione. Ci sono altre possibilità, appunto offerte che si possono aprire a livello occupazionale? Beh, sicuramente incrementando il lavoro ci saranno ulteriori assunzioni, questo sicuramente. Per un insediamento del genere che sostegno si può avere in una zona comunque che dovrebbe diventare ZES? Sicuramente agevolazione dal punto di vista del personale, nel senso agevolazione per la formazione del personale, non chiediamo aiuti, chiediamo semplicemente formare il personale e soprattutto un po' di agevolazione dal punto di vista degli investimenti, cioè aiutare le imprese nel rendere più velocemente più facile l'accesso agli investimenti e qualche agevolazione fiscale sugli investimenti. L'IRAP potrebbe aiutare il taglio dell'IRAP? IRAP potrebbe aiutare sicuramente, anche perché se ricordate IRAP viene da una decontribuzione del personale, perciò il aiuterebbe sicuramente a rendere più efficiente la parte del costo del lavoro. La creazione delle ZES ha come obiettivo una crescita della competitività e il generale rafforzamento di tutto il tessuto produttivo attraverso l'aumento degli investimenti, anche stranieri, l'aumento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e l'aumento dell'innovazione. Presidente Bruno, la ZES in Valle Ufita, quali sono appunto le agevolazioni che potrebbero essere utili a nuovi insediamenti? Sicuramente il taglio dell'IRAP e la sburocratizzazione. L'importante è fare questi provvedimenti per cominciare ad attuare lo sviluppo che viene tanto auspicato, perché solo con lo sviluppo, creando posti di lavori, si crea indipendenza economica e benessere per il territorio e per tutta la comunità. Siamo in una zona che dovrebbe diventare crocevia tra la stazione Irpinia ma anche tra la Lioni-Grotta Minarda, eppure dopo lo sblocca cantieri c'è ancora un po' di incertezza su questa arteria. Assolutamente sì, il governo ha fatto un danno straordinario dimostrando grande incompetenza ed irresponsabilità, mancanza di buonsenso. Adesso ci si auspica che quantomeno vengano passati gli atti alla Regione per far riprendere quest'opera strategica e riavviare tutto quel processo, ma intanto è stato già fatto un grosso danno. L'area Al Bif, dove siamo appunto ospiti oggi, è un insediamento insomma di caratura internazionale, eppure questa zona della Valle dell'Ufita è ancora claudicante, non è nelle piene potenzialità. Che numeri ha Confindustria?
Ma noi siamo ragionevolmente fiduciosi perché siamo in una zona che ha un potenziale straordinario. Abbiamo il bicchiere mezzo pieno, speriamo di continuare e di accelerare questo processo di sviluppo, e con realtà come queste e come tante altre presenti in zona si può dare un'accelerata formidabile per quello che è il territorio, se pensiamo che ci troviamo in una zona baricentrica fra le infrastrutture che sono in essere. Parliamo della stazione alta capacità e alta velocità, la piattaforma logistica, dicevamo prima della Lioni-Grottaminarda che va a completare un asse di sviluppo importante, a ridosso del casello di Grottaminarda, quindi sull'autostrada Napoli-Bari, ci sono tutte le condizioni per ripartire. L'importante è che la politica abbia non solo un senso di responsabilità, ma che facciano presto, perché il tempo ha un valore straordinario, quindi bisogna cominciare a dare un certo valore al tempo, cosa che finora non si è mai fatto. In Italia la normativa ZES è stata recepita con il decreto legge del 2017, il cosiddetto decreto Sud, che prevede una serie di misure per la crescita economica ed occupazionale del Mezzogiorno, nonché per superare il divario economico e sociale tra il Sud Italia e il resto del paese. Questa è una zona ZES, una delle zone individuate dalla Regione Campania. Conferma che ci saranno delle detrazioni? Lei ha annunciato qualche giorno fa il taglio dell'IRAP, ad esempio, per agevolare appunto gli insediamenti. Ci stiamo lavorando, senza vendere fumo, senza fare demagogia, dobbiamo fare bene i conti. Che il primo obiettivo ovviamente è mantenere equilibrio il bilancio della Regione. La Campania ha ereditato nel 2015 un buco di bilancio di 2 miliardi e 300 milioni di euro, quindi dobbiamo stare attenti a non pregiudicare questo equilibrio di bilancio. È chiaro che lavoreremo per agevolare al massimo le attività produttive. ZES può essere una bella occasione, nel senso che le ZES prevedono processi di sburocratizzazione e anche incentivi. L'interrogativo che ci poniamo noi è questo. Il governo ha stanziato per i prossimi 3 anni 300 milioni di euro per tutte le ZES d'Italia. Queste risorse sono francamente ridicole, cioè per il 2019 vengono stanziati 50 milioni di euro. Per fare un paragone, la Regione Campania stanzia 550 milioni per le strade nelle aree interne della Regione. 550 noi, Regione, 50 il governo per le ZES. È chiaro che con queste risorse impegnate le ZES rischiano di non produrre gli effetti sperati.